Dopo aver visto le soft bait usate nella pesca del luccio, continuiamo la nostra rubrica Luccio for Dummies con un po' di esche rigide. Oggi parliamo di jerkbait. Oggi guardiamo quelle che sono un po' le esche rigide usate nella pesca a luccio e soprattutto andiamo a guardare quella che è un po' la categoria principe delle esche rigide, quindi quella del jerkbait, un'esca spesso molto chiacchierata nella pesca del luccio, e vediamo quelle che sono un po' le differenze tra le varie tipologie di jerkbait e anche qualche consiglio su come e quando usarle. Ma prima di cominciare, mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube in modo da non perdere tutti i video che stiamo facendo sulla pesca a luccio e anche tutti i video che pubblichiamo tutte le settimane qui sul canale YouTube, ma soprattutto seguiteci sulla pagina Instagram di Tutto Spinning, perché questa settimana, che è la Big Pike Week, stiamo facendo un'offerta al giorno dedicata appunto al luccio. Ma poi tutte le settimane ci sono tantissime novità che arrivano in negozio e tantissime offerte che mettiamo appunto su Instagram oppure sul canale Telegram. In descrizione trovate il link per seguirci appunto su Telegram e non perdervi mai neanche una promozione. Molto bene! Parliamo un attimo di jerk. Ho tirato fuori qualche esca dalla mia tackle box per farvi vedere quella che è una delle categorie di esche di cui io devo dire la verità non vado particolarmente matto, perché appunto non sono spesso facili da usare. Il jerkbait da luccio, bene o male lo riconosciamo da questa forma a saponetta solitamente, anche se poi ce ne sono modelli differenti, si dividono un po' in due grandi famiglie, almeno io idealmente li divido in due grandi famiglie. Quelli dove dobbiamo per forza essere noi a lavorarli e a farli nuotare, come appunto per esempio l'Aku di Rapala, dove se noi lo recuperiamo dritto per dritto, a meno che non andiamo a grande velocità, questo viene via dritto come un fuso e dobbiamo essere noi tutte le volte a cercarlo, oppure quelle esche che vengono definite anche glide, che hanno un nuoto più sinuoso, un nuoto AS, che fanno un side to side, come in questo caso il Guppy di Strike Pro, che tra l'altro è stato arricchito, quindi non saprei neanche se effettivamente metterlo in nella categoria jerk oppure metterlo a parte, ma per ora lasciamo nella categoria jerk. È stato arricchito appunto con questa codina in gomma, che può essere tra l'altro intercambiata con la codina shad, che dà meno vibrazioni, ma questo in recupero, esclusa se lasciamo stare la codina appunto che fa il classico lavoro normale di una soft bait dietro, questa esca in recupero, sul recupero lineare, sbande e fa un side to side da sola, a differenza invece appunto del classico jerk, che se non siamo noi a recuperarlo con delle jerkate, appunto, altrimenti non si chiamerebbe jerk, oppure sia di canna oppure di mulinello, dove diamo dei colpi, dei recuperi, dei mezzi giri o dei giri molto frenetici intervallati da delle pause con il mulinello, simulando quindi la jerkata, altrimenti verrebbe via dritto come un fuso. Vediamo qualche esca. Allora, sicuramente partiamo con i Guppy. Il Guppy è stata un'esca che io ho scoperto, in realtà esiste già da qualche anno, ma io questa tipologia di esca, questo jerk particolare glide con appunto la codina così, l'ho rivalutata, mettiamola così, durante il mio ultimo viaggio in Irlanda, perché questi due qua, proprio loro che ho qui in mano, mi hanno fatto catturare i lucci più grossi del viaggio. Sono stati veramente delle esche molto divertenti da usare, sono di fatto delle esche molto semplici da usare. Pesano, perché pesano 120 grammi l'uno, questi qua grossi, poi esiste anche il modello un pochino più piccolo, il Junior. Si lanciano a grandissima distanza, dovuta anche al suo peso, e vanno recuperati dritto per dritto, linearmente. Loro fanno questo nuoto molto sinuoso, se li vedete in acqua con questa coda fanno impazzire, e ragazzi, mi hanno fatto catturare i lucci più grossi del viaggio, oltre a farmi catturare comunque anche tanto altro pesce di dimensioni più contenute, e sono state l'esca veramente risolutrice. L'avevo scritto anche sulla pagina Instagram.
perfetti da utilizzare anche su delle zone di acqua un pochino più profonda. Solitamente il jerk viene usato in zone di acqua poco profonda oppure su degli erbai, zone dove il suo nuoto molto frenetico, molto addescante, funziona, lavora bene sotto il pelo dell'acqua, quindi perfetto su quelle flat, magari pensiamo a delle flat, dei veri e propri piani di acqua intorno a 2 metri e mezzo, 3 metri, 4 metri, su cui magari abbiamo anche degli erbai, delle grosse, dei grossi tappeti d'erba, pensiamo di lanciare questo jerk sopra questi tappeti d'erba e passargli, cercando di stimolare con questo nuoto molto aggressivo, molto frenetico, la mangiata del pesce che può partire, che magari è in agguato nell'erbaio, può partire a mangiare. Esattamente così è stato, sono state le mangiate, una su un gradino e una su un erbaio, le mangiate che ho avuto con il guppy, ed è stato veramente molto bello. Questo, a differenza del classico jerk dove dobbiamo essere noi a cercarlo, poi tra l'altro ha un nuoto comunque sì bello vistoso, sì molto sinuoso, ma non eccessivamente aggressivo, cosa che invece abbiamo quando utilizziamo un jerk come l'Aku, che è un altro jerk che solitamente non mi faccio mai mancare. È un jerk molto catturante, ma dobbiamo essere noi, ci servirà una canna un po' più corta, qui sì, viene d'obbligo avere una canna da jerk, perché dobbiamo essere noi a cercare continuamente o di canna o di mulinello. Canne da jerk solitamente sono delle canne corte, perché quando diamo delle cercate verso il basso non dobbiamo avere problemi magari della canna che tocca il bordo della barca oppure che tocca addirittura l'acqua. Una canna molto corta, spesso addirittura sotto i sei piedi, intorno ai sei piedi diciamo di lunghezza, e molto rigida, con una bella schiena. Ma ricordatevi sempre, personalmente, almeno la mia preferenza, le canne da jerk sì rigide dietro, molta schiena, ma una punta leggermente, non molle, ma leggermente più pieghevole, perché stiamo lavorando comunque con delle ancorette e non dobbiamo andare a slamare i pesci, perché magari durante la cercata è il momento in cui ci mangia e stiamo dando un colpo forte, la canna deve un attimo accompagnare. L'Aku di Rapala poi ha una particolarità che a me piace tantissimo, soprattutto quando catturiamo dei pesci molto grossi, ha questa armatura passante con questo particolare gancetto che, se stiamo pescando con dei pesci molto grossi, sgancia l'ancorina, per cui il pesce si trova in bocca di fatto solo un'ancorina o le due ancorine dell'armatura, ma il corpo della nostra esca è libera, non va ad infilarsi in bocca al pesce, quindi in realtà non ha tantissimo gioco, però in questo modo il pesce ha più libertà di movimento e non va a creare quelle brutte leve che potrebbero riuscire a slamare un pesce magari importante. Parlo di pesci importanti perché spesso e volentieri mi capita, ad esempio, quando pesco in Nord Europa, dove comunque la taglia del pesce, ci sono tanti, spesso e volentieri ci sono tanti pesci, ma di dimensioni contenute, spesso e volentieri i pesci più piccolini non riescono neanche a sganciare l'esca. Ma i pesci grossi, quando sono veramente grossi, ce la fanno, fidatevi. Il king, diciamo, della categoria dei jerk, sempre di Stake Pro, è il Buster Jerk, e anche nelle sue versioni più magnum, il Bandit, sono sicuramente i king del jerk, probabilmente il jerk da luccio più conosciuto al mondo, più usato al mondo. Una volta che avete una bella collezione di Buster Jerk e di Bandit, se volete i grossoni, non vi serve nient'altro. Ragazzi, la categoria jerk potrebbe chiudersi qua. Avete un po' di guppi, qualche Aku e qualche Buster Jerk, veramente non vi serve altro, se non qualche piccolo jerkettino. Qualche jerkettino più piccolo, più contenuto. Usciamo da quella che è la classica categoria di jerk da luccio e entriamo in quelle che sono delle categorie più affini al bass fishing. Quello che ho qui in mano è il Realis Jerkbait 120, e se guardate i segni che ha addosso capirete che questo jerk ne ha viste tante, ma tante tante. Ha pescato con me in Romania, in Lapponia, in Irlanda e anche in Italia, in tantissimi posti.
Chi pesca spesso e volentieri da noi in Italia su acque molto pressate sa che questo jerkbait, il 120 e il 130, in cui sono state fatte addirittura delle colorazioni Pike Limited, è un'esca immancabile di duo per la pesca del luccio. Sono esche ovviamente piccole, non fanno selezione, ma spesso e volentieri i garisti, a cui non serve tanto fare selezione, i garisti di pesca predatore, a cui non serve particolarmente fare la selezione, ma serve fare del pesce, sanno che con questi si può catturare veramente, veramente tanto. Rimanendo su delle esche più piccoline e su delle esche anche dei jerk palettati, giusto per farvi vedere qualcosina che ha un nuoto, muove dell'acqua anche solo sul recupero lineare, il Super Shadow Wrap da 11 cm di Rapala è un'esca piccolina, compatta e che può essere perfetta per chi si avvicina ad esempio alla pesca del jerkbait e vuole anche prenderci la mano con le jerkate. Insomma, la prima volta che vi trovate lì a fare delle jerkate più o meno forti non è semplicissimo, posso capire che ci siano delle difficoltà. Qui avete una paletta che vi aiuta già dando un movimento all'esca e poi voi con la vostra canna potete prenderci la mano. Mi raccomando ragazzi, a meno personalmente non faccio quelle jerkatine flosce, quelle mezze jerkatine. Quando si jerka bisogna cercare duro. Quando utilizzare il jerkbait? È un'esca che per me trova senso ai due estremi di quelle che sono le stagioni luccio. Se vi ricordate il video che avevamo fatto su quando sulle stagionalità della pesca al luccio, quando pescare il luccio, i due estremi sono un po' la primavera, periodo di post frega del luccio, quindi i lucci che iniziano a uscire dal periodo di post frega e poi iniziano ad alimentarsi sempre di più, praticamente il periodo in cui siamo adesso, e soprattutto quando cominciamo ad avere anche degli erbai che iniziano a fiorire, quindi magari non proprio l'inizio della stagione primaverile ma un po' inoltrata, quando comunque abbiamo degli erbai su cui far lavorare la nostra esca come dicevamo prima, e l'autunno, quella stagione in cui il luccio si ciba, si alimenta tanto, spesso si avvicina in acqua bassa per alimentarsi tanto, perché poi si deve preparare a quella che sarà il periodo di frega, a quello che sarà l'inverno, e quindi un periodo in cui magari mangerà meno, soprattutto durante la frega, deve essere più attivo. Il jerk solitamente è un'esca che utilizziamo quando abbiamo pesce attivo, quando pensiamo di avere del pesce che va in attività, e con questa esca possiamo stimolargli l'aggressività, abbiamo qualcosa che scappa, un'esca che fa del movimento, un'esca che crea veramente del movimento d'acqua, e quindi il jerkbait è perfetto in questa condizione per far scattare la molla al predatore per effettuare l'attacco. Bene, spero che con questa panoramica dedicata, questa panoramica di un po' delle mie esche preferite, delle esche anche che vendiamo qui da Tutto Spinning, dei jerk per la pesca del luccio, spero di avervi dato un'infarinatura generale per chi si avvicina e anche qualche consiglio, perché no, magari ai più esperti che ancora avevano qualche dubbio sulla pesca a jerkbait. Se avete qualche dubbio o domanda, ovviamente scrivetela nell'area dei commenti, e se questo video vi è piaciuto ovviamente mettete un bel like e iscrivetevi al canale YouTube per non perdervi tutti i video dedicati alla pesca del luccio che stiamo facendo, ma anche a tutti i video che facciamo qui sul canale YouTube. E vi ricordo sempre, seguiteci sulla pagina Instagram e sul canale Telegram per non perdervi tutte le novità e tutte le offerte che facciamo settimana per settimana qui da Tutto Spinning. Noi ci vediamo prossimamente qui sul canale YouTube con un nuovo video. Voi magari intanto andate un po' a cercare a caccia di qualche bel luccione.